Spesso noi uomini non diamo importanza a ciò che ci viene detto, o che in qualche modo arriva alle nostre orecchie. La nostra civiltà moderna ci tiene sotto pressione giorno per giorno. Siamo sempre pieni di impegni, abbiamo tutto organizzato, corriamo dietro ai nostri desideri prettamente materiali, come i soldi, il sesso, il divertimento, l'illusione della felicità. Tutte cose che ci impediscono di guardare dentro di noi, di chiederci chi siamo e che cosa realmente è successo e sta accadendo tuttora nel mondo. Non volgiamo più lo sguardo verso le stelle, ci siamo dimenticati che non esiste solo il nostro pianeta nell'universo, la nostra concezione di realtà non è che un'illusione in cui la nostra mente si è chiusa, in un concetto di vita reale, che non dovrebbe esistere. Diamo tutto per scontato, e questo grazie ad un progetto di controllo mentale globale, che abbiamo appreso nel corso dei secoli, imparando a smettere di usare la mente, e a concepire la nostra vita, e quella dei nostri simili, come una scatola vuota senza anima né scopo. Vi siete mai domandati perché esistiamo? Avete un'idea di come l'uomo è nato? Chi siamo realmente? Da dove veniamo? Perché l'umanità esiste? Noi che scriviamo questi articoli non siamo qui per imporre in alcun modo le nostre convinzioni, ma bensì per tentare di svegliare la coscienza di tutti coloro che cercano la verità. Cercate la verità, non smettete di cercarla per quanto strana possa apparirvi, domandatevi perché. Ogni volta che si smuovono le cose in soffitta si fa un gran polverone, ma poi poco a poco tutto viene alla luce e diventa più chiaro e ordinato, tutto avrà un filo logico. Un esempio lampante della verità, che viene occultata potrete trovarla anche in casa vostra. Avete una Bibbia? Andate al capitolo 6 della Genesi e vedrete che troverete scritto quanto segue. Genesi, capitolo 6, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra, e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, e ne presero per mogli quante ne vollero. Genesi, capitolo 6, c'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini, e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Il Signore vide che la malvagità era grande sulla terra, poi continua. Strano vero? Una religione monoteista di un Dio unico, che si contraddice affermando che l'unico e solo Dio aveva dei figli? C'erano i giganti a quei tempi, vi sembra normale che a quei tempi vi fossero dei giganti, o meglio figli di Dio, e quindi dei che presero per mogli le figlie degli uomini, e che a loro volta generarono dei figli con essi? I figli di queste unioni fra delle donne mortali divennero gli eroi dell'antichità? Che cosa ne pensate? Vi sembra tutto normale oppure state cominciando a vedere le cose da un'altra prospettiva? C'è da fare una precisazione, che purtroppo non tutti voi potrete constatare. La Bibbia cristiana ha sostituito dall'originale versione ebraica il nome Nefilim con la parola giganti, che comunque non serve a camuffare molto la realtà. Chi erano i Nefilim figli di Dio?
c'era forse un re degli dei? Lascio a voi questa ovvia risposta. Don't let it.